Nella gara che doveva regalare il quarto posto, il Chieti stecca l'appuntamento con i tre punti, cedendo l'intera posta ad una recanatese che non ha rubato nulla e che ha approfittato del pomeriggio incolore della squadra di Donato Ronci, da cui ci si attendeva molto di più al cospetto di un avversario generoso, ma non certo irresistibile. Il pari avrebbe meglio rispettato e fotografato il match del Guido Angelini, ma dopo l'ottimo risultato di Macerata non era questo il Chieti che i tifosi teatini si aspettavano. Si comincia dinanzi a pochi intimi con un avvio di gara quasi alla camomilla, visto che bisogna attendere 13 minuti per vedere la prima emozione targata recanatese con un colpo di testa alto di Giorgio Galli con Mattia Placidi comunque sulla traiettoria. Con Vittorio Esposito ben marcato, il Chieti dimostra di avere le idee piuttosto appannate. Mister Ronci invita i suoi ragazzi a portarsi avanti. Al 20° il fantasista di origine molisana ci prova con una conclusione al volo mettendo altissimo sopra la traversa. Passa qualche secondo e Brugiapaglia con uno scriteriato retropassaggio innesca Orlando che viene anticipato in area marchigiana alla disperata dal portiere Verdicchio che mette la sfera in calcio d'angolo. Sale la pressione nero-verde al 29° e Giron, dopo un'efficace discesa, a mettere la sfera di poco al lato. Dopo un minuto tocca Maschio che con un tiro angolato chiama Verdicchio al salvataggio in corner. La recanatese, dopo aver rischiato, si ripropone in avanti rendendosi minacciosa al 37° con un tiro di Galli che costringe Placidi a rifugiarsi in calcio d'angolo. La ripresa si apre al terzo con una occasionissima per Esposito che chiama Verdicchio ad un vero e proprio miracolo. Gol mangiato, gol subito. La legge non scritta del calcio scatta inesorabile con il vantaggio marchigiano griffato dall'ex aquilano Giorgio Galli che approfitta di una mezza bambola della difesa nero-verde mettendo di testa il pallone alle spalle di Placidi. La squadra di Ronci accusa il colpo e così gli ospiti ci riprovano al 15° con Marolda che chiama alla parata a terra comoda Placidi. Al 25° il Chieti si fa vivo su punizione ma Verdicchio è attento sull'Agzir. Un minuto dopo è la volta di Broso che trova però sempre la risposta dell'estremo marchigiano. Al 38° si rivede la recanatese che con il neoentrato Pablo Garcia chiama ad una respinta difficoltosa l'estremo teatino. Il finale di gara vede al 42° una punizione rasoterra di Giron e poi al 45° una grande opportunità per Broso che trova ancora una volta il miracoloso salvataggio di Verdicchio. Finisce con la vittoria ospite e con i neroverdi che avrebbero comunque meritato il pareggio.